Buonasera, bentrovati. Siamo arrivati finalmente a Bombiana, dove c'è la festa della Fontana, l'edizione 2018. Questi sono i quattro più lunghi giorni, più caldi, più incandescenti dell'anno, perché ci saranno una valanga di persone che vengono qui a vedere tutto quello che succederà alla festa della Fontana, perché qua ogni sera veramente c'è qualche sorpresa, qualche novità. Noi adesso andiamo dentro, andiamo a vedere quello che succederà stasera, tutto quello che, insomma, le cose che la gente vorrà dirci, vorrà raccontarci, ma soprattutto vi ricordo che questa è la festa della Fontana. Noi siamo a Bombiana, come potete vedere, si sta bene. Direi che, secondo me, se venite con noi adesso e guardate tutto quello che c'è, prima o poi voi un giro qua ce lo farete. Con me c'è Piccinelli. Ciao Piccinelli. Ciao, tutto a posto? Tutto, tutto a posto. Bene? Benissimo. Vanno tutto bene. E andiamo. Dentro la festa della Fontana, visto che fuori ci sono milioni di persone, c'è la Raffa qua. Ciao Raffa. Ciao, grazie. Sei pronta? Sono prontissima. Devi andare a fare i biglietti? Fra un po' devo andare alla cassa. Devi perché alla qui cassa. Fra un po' arriverà un sacco di gente, sai. Un sacco di gente, perché questa è la festa? Della Fontana. Proloco di Bombiana. Vabbè, scherzi. Andiamo ragazzi. Vicky DJ, che sarebbe poi Riccardo. Questa sera, dopo tutto quello che succederà, lo staff si sta preparando, perché qui alla festa della Fontana non hanno, diciamo, al caso non si lascia niente. Esatto. Dopo la grande partenza di ieri sera, questa sera cerchiamo di replicare. Tanta gente, ci siamo divertiti. Questa sera, domani sera, dopo domani sera. Domani sera. Tutte le sere qua. Certo, fino a domenica. Fino a domenica qua c'è festa. Ascolta, ma quanto ci hai messo a preparare le scalette? 2-3 anni? No, dai. Una settimanina. Una settimanina, con un po' di impegno ci siamo messi lì e pian piano abbiamo cercato di fare al meglio. Poi vedremo la gente cosa ne pensa. Benissimo, allora io lascio andare Riccardo in arte. In arte è Zicky DJ. Zicky DJ, ragazzi, Zicky DJ. Buonasera a tutti, sono qui alla festa della Fontana a Bombiana. Ho beccato la combriccola del Blasco, tutti qua come potete vedere. Si devono ancora preparare, perché fra un po' inizia l'esibizione. Intanto vado subito a presentarvi Adamo, è, diciamo, la voce, il frontman. Ciao Adamo, come va? E là, ciao a te, frontman è bello, è una parola un po' strana, frontman. L'uomo di fronte, l'uomo che hai di fronte. O quello che mette alla fronte. Anche. Quello che mette sulla fronte. Tutto, può essere tutto. Può essere qualsiasi. Tutto. In realtà tu però sei sul palco da... Da quasi 30 anni. Quasi 30 anni. Facciamo il 30esimo, il primo concerto risale, primo concerto con il nome La Combriccola del Blasco, risale ai primi mesi dell'anno 90. Dell'anno 90. Per cui faremo il 30esimo. Allora, vieni, sei invitato? Vengo. Facciamo una festa, un festino. Ah, un festino. Bello, festino. Piace, c'è una piace. Festa piccola, però insomma, capito, il festino. Festino. Ma dimmi cos'è La Combriccola del Blasco. La Combriccola del Blasco è un gruppo di musicisti bravi. Molto. A sì. Cui piace Vasco Rossi. E quindi? T'ho detto tutto così. Quindi non svegliamo altro, diciamo. Svegliamo altro, noi con la passione ormai che ci preme dentro la pancia ormai da tanti anni, ci esibiamo in molti parchi del centro nord Italia. Allora, visto che voi vi esibite, siete molto seguiti, qui fra un po' ci sarà un pacco di gente, bisogna che mi presenti tu adesso, fai gli onori di casa a uno i tuoi soci, chiamiamoli così, dai. Benissimo, allora presentiamo, iniziamo col presentare la corista, perché è la bravissima Alice Spinelli. Buonasera a tutti, ciao. Non vi fate fraintendere dal cognome, ma Alice Spinelli, number one, rock and roll. Yeah, rock and roll. Vai. Poi abbiamo uno degli ultimi arrivati, ma un grande bassista, molto alto, signore e signori, il maestro Stefano Tanghetti. Attenzione. Poi abbiamo un figlio d'arte, figlio di Maurizio Nuti degli Homo Sapiens, signore e signori, il maestro Massimo Nuti, chitarra. Poi, andiamo alla mia sinistra, alla vostra destra, in televisione, abbiamo
il maestro Mario Ramunni, l'altra chitarra, chitarra solista. Ancora più a destra un grande batterista, rock, blues, jazz, funky, non gli fa paura niente, ma adesso in versione super rock, signore e signori, maestro Mario Marmugi. Ancora accanto un grande tastierista con il quale io non potrei fare a meno. Lui ha cercato una volta un po' di leggermente di ammantonarmi, mi sono sentito male, per cui non lo farà mai più. Signore e signori, Beppe Targia alle tastiere, eccolo là. Benissimo, allora lui dice che non sa cos'è il frontman, ma invece l'ha fatto proprio bene, ha presentato tutta la sua squadra, il suo gruppo. Loro sono un gruppo forte che comunque insieme cercano di raggiungere un obiettivo che puntualmente tutti gli anni riempono. E ci puoi svelare con cosa inizierai o non si può? Allora, qui c'è un po' una diatriba, no? Perché ti spiego. Io ho già preparato un inizio, una scaletta particolare. Poi l'organizzatore vorrebbe farmi iniziare con un'altra canzone. Però non lo so, poi quando sono dietro decido, non lo so. Decidi. Bello, bello, questa... Bello, bellissimo, che non bello. Si sa mai quello che succede, capelli, è importante. Lo invidio. I capelli, ragazzi, quello che dico sempre, basta non tagliarli, bellissimo. Basta non tagliarli. Io ne ho anche tanti. Ma tu, non tagliarli. Ragazzi, Adamo è perfetto, la sua squadra anche, il gruppo pure, loro sono la combricola del Blasco, seguiteci, state con noi perché fra un po' iniziano, mi raccomando. Il sito internet è molto importante, qualora vogliate vedere le nostre date dei concerti, molto semplice, www.lacombriccoladelblasco.it. Vi aspettiamo, mi raccomando. Vi aspettano, mi raccomando, fate un giro e che dire, noi adesso dobbiamo andare qua, andiamo a vedere. Tu non puoi rispondermi, ma sono qui e non mi ascolti. Tutto può succedere. Sono Martina. Sono Ginevra. Benissimo. E bisogna che ti levi, che dobbiamo iniziare da me. Lo sapevo, ragazzi, io ci ho provato, volevo fargli di qualcosa, ma mi caccia. Non ci credevo più di te, che fosse possibile. Smettila di piangere. Taddei! Ciao, come grande, stai? Grande. Sì, tutto bene. Cosa vuoi fare qua? Ah, anche quest'anno sono venuto alla festa della Fontana. E qua è un macello. Ah, oh. È esagerata. Ah, infatti voglio andare a capire cosa succede. Va bene. Solo Bombiana. Lo lasciamo andare perché voglio andare a capire. Ciao. Ho beccato Moreno al volo. Ciao, come stai? Oh, ciao, sono tutto bene. Voi? Eccoci qua di nuovo, il 50esimo. Quest'anno c'è il 50esimo della festa della Fontana. Quindi... 50esimo. Sono alle crepe e quindi cerco di fare del mio meglio. Arriveranno, speriamo, a migliaia. E buona serata a tutti e buon divertimento. Scappa perché se altrimenti ciao Johnny. Ciao Savini è anche qua alla festa della Fontana. Savini è dappertutto, ragazzi. La carne di Savini è buona, ma qui si lavora. Purtroppo c'è da fare perché è pieno di gente che sta per arrivare. Mirko Vitali, presidente della Proloco qua di Bombiana. Ciao Mirko, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Festa partita la grandissima, le sere qua volano, quindi tu hai molto da fare. In due parole, questa edizione credo sia la 50esima. Esattamente, come dici, la 50esima edizione. Siamo partiti veramente molto bene molto ieri forte. Sera, molto forte, quindi speriamo di ripeterci questa sera. E niente. Ma cos'è la forza della festa della Fontana? Perché qui arrivano centinaia di migliaia di persone. Sicuramente la cucina ben organizzata. Abbiamo. Ma quanti siete qua? Tanti, un centinaio, 120. Tutti volontari. Perché nei paesi ancora esiste questo volontariato. Esatto, ovviamente prendiamo da qualche paese limitrofo, però sì, tutto volontariato. E speriamo che la gente si diverta, che mangia bene, l'importante è quello. Sicuro, io voglio sapere da te, perché so che state già pensando qualcosa di grosso per la 51esima. Sì. Non si può svelare niente. No, però sì, esatto, vogliamo sempre fare qualcosa in più. Qualcosina in più, perché la gente ormai se lo aspetta. Esatto, cambiamo un po' il volto alla festa, però
Potrebbe essere sempre una sempre... mostra con delle cose attaccate. Ma non si può, ma, non si ha ma, mai. Ma no. vedi. Non possiamo svelare. Va bene, allora noi continuiamo il nostro giro, andiamo a raccontarvela, andiamo grazie a vedere. Mille. Lasciamo andare il presidente perché come sempre il presidente deve dare un po' mano a tutti. Buon proseguimento, in bocca al lupo e ci vediamo crepi chissà quando. Boh, ciao. Boh, ciao. Ciao, ciao. Ho beccato Brunetti Domenico, famosissimo in tutta la Valle del Reno perché lo chiamano l'assaggiatore di tortelloni della zona, è vero? Sì, hai ordinato i tortelloni. Hai ordinato i tortelloni perché se lui dà l'ok tutti mangiano i tortelloni. Sì, senz'altro. Tu sai anche chi è che li fa? Beh, c'è anche mia figlia che se le fa allora. Domenico. Bene, lo lascio andare perché deve mangiare. Ciao Domenico, grazie. Sì, grazie a lei. Allora, festa della Fontana, buon appetito, voglio mangiare. Giovanna, ciao, cosa mi consigli? Ciao. Il tagliere Montanaro. Che sarebbe? È un tagliere che c'è salsiccia no, c'è affettati, c'è formaggi. Di tutte li fanno qua? Sì. Li fai tu? No, io non le faccio. Tu non li fai, però poi li mangi? Le mangio. Le mangi, poi bene. Ci sono crescentine fritte e crescentine normali. Benissimo, allora ragazzi io fra un po' vado avanti, però per adesso faccio un pit stop. Come c'è la fila qua per prendere a mangiare, io provo a ciuffare qualcosa, la signora qua mi vuole dare una coltellata, ecco, una forchettata. Adesso un tortellone? No, troppo buono. Una patatina? No. La salsiccia? Niente roba. Vabbè ragazzi, non mangio, faccio prima, non mangio. Sono riuscito a beccare Liam che è stato letteralmente non aggredito, ma lo cercano tutti per questi famosi biglietti, facciamoli vedere. Questi biglietti qui li cercano tutti, qui si dice in tutta Europa, adesso quello dobbiamo ancora scoprire, sì, vero, ma perché ci sono dei premi incredibili, Liam. Esatto, primo premio quest'anno è in Alfa Mito, la reputo migliore della 500 dell'anno scorso. Beh, ma però comunque c'è un premio con una macchina, voglio dire. Sì, ha regalata. C'è una lotteria che ti dà una macchina. È una roba guidabile da tutti, anche per neopatentati, è la motorizzazione 1200 a benzina con 82 cavalli, disponibile per tutti. Poi come secondo premio abbiamo un buono viaggio da 4.000 euro da poter spendere. Ah. Cioè dove vanno? Vanno via una famiglia? Sì, esatto, è un buono da 4.000 euro e la gente può scegliere dove andare. Bene, bene. Poi come terzo abbiamo lì un trattorino taglierba marchiata a Squarna. Poi abbiamo anche un frigo americano e un... Frigo americano, cioè, quindi ecco perché tutti girano e cercano sempre... È intercontinentale questa lotteria. Intercontinentale. Esattamente. Abbiamo passato anche l'Europa sdoganati, tutti vogliono i biglietti... Della lotteria. E il prossimo anno sappiamo già e sapete già dove venire a cercare. Beccate Liam... Forse li hanno dappertutto. Si spera. Bene, grazie Lia. Adesso aspettiamo il sorteggio. Si spera che vincano i biglietti che vengo io. Hai capito. Ciao. Devo farmi fama. Ciao. Io devo ancora decidere cosa prendere, infatti adesso ho beccato la Rosy, la mitica Rosy. Ciao Rosy. Ciao, sì. La Rosy lì che sceglie, cosa posso mangiare di buono? Cosa c'è di buono, interessante? Tanta roba buona. Tanta? Io ci vengo tutti gli anni, sempre? Ma sempre, alla tutti festa, gli anni alla festa, tutti gli anni. Anni, sì. Ma compri anche quei biglietti di quella lotteria che tutti vogliono? Anche, sì. Infatti il biglietto da 10 euro l'ho proprio anche preso. Vedi, guarda un po' te. Però io se dovessi scegliere qua una cosa buona, cosa mangio? Io ad esempio mangio la polenta, mi piace la polenta. Mi piacciono le tigelle. Ma gli piace anche, tutto? No, mi piace tutto. Va bene, allora io con la Rosy, ragazzi, devo finire di capire cosa mangiare. Per adesso non è tutto, quindi continuate a stare con noi e devo mangiare. Ciao. Sta per cominciare il concerto della Combricola del Blasco, solo che qui mangiano, cioè perché è così buona la roba da mangiare che non si alza nessuno da tavola. Adesso sono spariti anche i ragazzi, il gruppo è sparito, adesso vediamo. Via.
Alla festa della Fontana c'è di tutto. Io qui adesso volevo una pashmina, un foulard, qualcosa, ma Maria, ciao Maria, che cos'è questo? Questo è un foulard che è stato creato l'anno scorso in onore del Modena Park. Ah, di Vasco? Vasco. Beh, sì, scusi, sì. Io che sono di Punto Radio, allora bisogna che me lo metto questa qua. Eh beh, bisogna, sì. Va bene, adesso ne provo 6 o 7, poi intanto ti salutiamo. Ciao, okay. E bisogna che devo andare a provare il foulard. Ciao. Artes Quarero, Arte Squero, ti chiami? Cristiano, sono dei titolari. Uno dei titolari dell'Arte Squero, profumi in olio cosmetico no alcol, durata 12 mesi. Beh, alla festa della Fontana? Bisogna profumare tutta quanta la festa, come minimo, e con i nostri prodotti cosmetici. Mi sembra il minimo. Venite a provarli. Venite a provarli, io l'ho già provato. Ciao. 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 Grazie. Ciao Rita, cosa sei venuta a fare alla festa della Fontana? Ciao, sono venuta a fare un mercatino. Sì, cosa sono queste cose? Cose creative, cucito, bamboline. Inventi tu? Sì, tutto inventa, io faccio. Inventa lei. Come... Copio anche, quando si va alle fiere si va per imparare. Ma che cosa sono queste cose qui? C'è un nome? Se io dico, ho visto la cucito Rita che faccio... creativo, cucito con bamboline. Cucito creativo, con bamboline. Esatto. Alla festa della Fontana di Bombiana. Esatto. Ciao Rita. Ciao. Ciao. Buona serata. Anche a te. Grazie. C'è anche la Patrizia Piombi della Unique Pels Alta Cosmesi. Alta Cosmesi perché viene dall'alto. Viene proprio dall'alto, viene dal Trentino. Dal Trentino, claro. Azienda italiana di alta cosmetica. E siete venuti qua alla festa della Fontana? Della Fontana, dove non possiamo mancare in una festa del luogo così, dove c'è un'affluenza del genere. Perfetto, io ringrazio la Patrizia, adesso la lascio andare perché vedo che ha molto da fare. Continuiamo il nostro tour qua fra le bancarelle perché anche questa fa parte della festa della Fontana. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Silvia Polazzi questa sera qua, allora vi premetto che alla festa della Fontana si mangia di brutto, la Silvia è venuta per dare un po' di aloe vera. Aloe vera che è un consiglio così, un'integrazione. È un'integrazione alimentare, è un riequilibrante dell'organismo. Benissimo, quindi cara Silvia ti lasciamo in pace perché l'abbiamo già molestato abbastanza e continuiamo nel nostro giro, ciao. Buona serata. Buona serata. Ciao, ciao ragazzi, ciao. Ciao. Nicolò Sevini, prima tu non c'eri, abbiamo fatto irruzione, stavano preparando del battuto dell'azienda Savigni con la macchinina rosa, siamo entrati là dentro, però in realtà tu sei qui anche per vedere tutto quello che succede qua nell'Alta Valle del Reno, sì, io sono solo a cose positive. Sono poi qui a controllarti, a controllare te. No, vedo che anche qua comunque c'è un sacco di gente, questo vuol dire che la gente ha voglia di venire in montagna. Esatto, la montagna attira, bisogna organizzare delle cose, questa è una cosa bella, come la scorsa settimana al Poretta Soul Festival, quindi siamo qua. Siamo qua, non vi dico quello che succede dietro le telecamere, dopo vi facciamo vedere cosa succede perché c'è un personaggio un po' ambiguo e ti lascio andare perché sicuramente dovrai tenere qua, dovrai parlare un po' con tutti. Esatto. No, okay. Io sono venuto per te. Sì, per me. Il mitico pavanese. È venuto qua, dalla montagna. Dalla montagna con furore. Montagna pavanese. Benissimo, ragazzi. Ciao. Continuate a seguirci. Ciao, 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 ciao. Ciaccio, ma cosa ci fai da questa... Ciao Nicolò, non lo so, sono venuto a vedere un po' la festa della Fontana, ma tu cosa ci fai col mio microfono in mano? Ti ho rubato il lavoro. Sono in compagnia del sindaco di Gaggio, che è il comune che ospita la festa di Bombiana, Lisetta Tanari. Sì, Maria Elisabetta, ma Maria Elisabetta, va bene, Lisetta diciamo per gli è più amici conosciuta. Sì, esatto. Caro sindaco, perché in realtà bisogna chiamarla così, certo. Queste feste che attirano tante persone, diciamo che il sindaco non gli pare vero. Sono assolutamente, devo dire che devo fare
i complimenti a questi ragazzi, perché come vedete insomma il paese è piccolissimo, le persone non sono molte, però si mobilitano davvero tutti per dare vita a queste serate che richiamano davvero tante persone. Credo che sia il modo migliore per fare conoscere questo territorio che ha davvero molto da offrire, quindi questo è il modo migliore per promuoverlo. Ma io ho visto più di 100 volontari, bambini di tutte le età. Stanno lavorando veramente tutti. Cioè, sono tantissime gente, poi un paese, non so quanti abitanti hanno a Bombiana, ma qui ci sono 3.000 persone, 4.000, 5.000. Cioè sì, qui... ecco, consideriamo che tutto il comune ha 4.800 abitanti, sono tutti qua. Quindi sì, sono decisamente tutti qua. No, devo dire che qui lavorano davvero tutti, dai bambini agli anziani. E sono serate davvero sorprendenti, dove si capisce che comunque la voglia, l'amore per il paese, la solidarietà tra le persone può davvero fare tanto. Diciamo che il sindaco qui possono riavvicinare dalla città, come succedeva tanti anni fa, le persone che hanno un po' mollato, forse con queste feste si contribuisce a riavvicinare anche il turismo, perché la zona, sì, diciamo che è una zona molto conosciuta, ultimamente aveva un po' rallentato, certo, si potrebbe iniziare da queste cose. Sì, devo dire che comunque insomma, sia l'ambiente che c'è, ma anche l'enogastronomia sono delle cose che comunque possono davvero far conoscere questo territorio e attirare di nuovo persone, quindi credo che anche la sagra in sé per sé sia un modo di promuovere davvero molto interessante e in questo caso anche molto produttivo. Benissimo, ringrazio il sindaco Tanari, lo lascio andare perché qui la festa sta per iniziare, buon proseguimento, grazie di tutto e ci vediamo il prossimo anno. Grazie a voi. Sono anche persone più alte di me alla festa della fontana. Sì, potrei mangiarti. Sì, no, tu mi mangi in testa, vedo che qua dentro mangiano tutti. C'è un sacco di gente, ma cosa sei venuta a vedere? Il concerto? Mangiare? Io adoro Vasco e anche per mangiare, c'è una fame da lupi. Fame da lupi, quindi qua la fame da lupi passa. Sì, assolutamente. Io la so andare, perché cosa gli vuoi dire di più? Ciao, buona serata, ciao ciao. Cosa ci fa Baldini alla festa della Fontana? Cioè, non in veste di giornalista del Carlino, ma in veste di cliente, diciamo. Vabbè, verrei a casa dalle ferie per essere a questa festa qui. Resti a casa dalle ferie? Io abito a Gaggio, vuoi che non venga... Hai ragione, ma poi vedo che... Cioè, io adesso non credo che... L'hanno pensata così anche degli altri, No, penso che ci sia anche più gente degli abitanti di Gaggio qua. Ah, il comune fa 5.000, quindi così a occhio... Bene, bene, ma... Diciamo, secondo te la parte sportiva vedo che non è contemplata qua, qua c'è solo musica e spettacolo, e adesso sta per iniziare un concerto, il prossimo anno secondo te ci sarà qualcosa di più esplosivo? Lo so, perché ancora più di così è dura, perché quest'anno essendo anche il 50° anniversario penso che abbiano veramente fatto qualcosa di incredibile, vediamo, se fanno ancora di più di così non sappiamo più come ringraziarli. Dopo perché bisogna io... che gli fai un articolo anche te. No, gliel'ho fatto anche ieri l'altro. Però ti dico che sono bravi, perché in un paese che è popolato da 120-130 abitanti è incredibile sta fare cosa, una festa del genere è veramente qualcosa. Ma poi arriva gente a fiumi, cioè non so più dove guardare. La cosa bella è che noi ci stiamo girando dietro, ti lascio andare perché anche tu dovrai andare a assaporare mangiamo le delizie dei tuoi amici dietro le quinte, vedo che ti fotografano, fanno di tutto, dopo intervistiamo anche loro così dopo fanno meno i furbi, va bene? Perfetto, ciao Baldini, ciao. Il resto del Carlino, ciao. Pelle, il barbiere di Gaggio che voleva tagliarmi i capelli a me, non ci siamo, cosa sei venuto a fare qua? Volevo provare se ci riuscivo a tagliarti i capelli ancora. Torni il prossimo anno, mi sa. Va bene, ok. Va bene? Ok. Ciao. Ciao, ciao. Allora Angelo, ti spiego una cosa, qui tutti ti stanno tirando perché dicono che c'è da mangiare, ma allora si mangia bene davvero, alla festa della Fontana.
si mangia che è una meraviglia, tutto ottimo. Ma tutta questa gente qua da dove arriva? Da tutto il mondo? Se non da tutto il mondo, da una buona parte. Quindi diciamo che per la montagna, per la zona è una cosa positiva. Certo. Che tutti gli anni si spera che possa andare sempre così. Sì, no, qua ci sono dei ragazzi molto in gamba che si danno molto da fare per organizzare questo evento e speriamo continui. Bene, bene, ti lascio andare perché sennò... Forza qui... Bologna! Ciao, ciao, forza Bologna! Ascolta, ma tu veramente ci credi? Ci credo, ci credo. È importante? È importante. È molto importante. Molto, 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 molto. Diamo il benvenuto qui per il terzo anno consecutivo a Bombiana, la mitica combriccola del Blasco, con Adamo che se la canta e tutti gli altri ragazzi che se la suonano. Buon proseguimento e buon spettacolo a tutti. In questo mondo di fenomeni, di gente pronta ad uccidersi, io un fucile ce l'ho, lo tengo sotto al letto. Sei tu che non ti vai bene mai come sei, che ti preoccupi sempre dei casi miei, lasciami vivere voi. Io ti capisco però, arrivano i conti, sai che ognuno paga comunque i suoi. Stai tranquillo che io dirò, oh oh oh, oh oh oh, i soldi ce li ho. La festa della Fontana comprendo, cioè, un territorio di persone immense. Ne ho due qua, uno che non so di cosa si occupa, lo vedo con una maglietta particolare, e un altro che una vita in bicicletta. Sono convinto che se fosse stato per me, adesso forse sarei laureato. E magari se lei fosse stata con me, adesso sarei sposato. Se fossi stato, ma non sono mai stato così. Insomma, dai, adesso sono qui. Vuoi che dica che sei soddisfatto di me? In fondo non sono mai stato soddisfatto di che? Ma va bene anche se, se molte volte mi sono sbagliato. Liberi siamo noi, però liberi da che cosa? Chissà cos'è. Siete bellissimi, chissà cos'è. Il concerto della combriccola del Blasco va avanti. Noi siamo arrivati alla conclusione di questo racconto e qui non finisce mai, veramente è una cosa incredibile, perché tutto va avanti come deve andare. Ovviamente il prossimo anno ci sarà una nuova edizione della bellissima festa della Fontana qui a Bombiana. Per il momento è tutto, ma solo per il momento, e noi ci vediamo il prossimo anno. Ciao a tutti e grazie di essere stati con noi, ciao! E la voglia di ridere, quella voglia che c'era allora, chissà dov'è, chissà dov'è. E cosa diventò, cosa diventò, quella voglia che avevi più. Cosa diventò, cosa diventò, che cos'è che ora non c'è più. Cosa diventò, quella voglia che avevi più. E cosa diventò, come mai non ricordi più. Da 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 da
pompiera! Vivere insieme a me, hai ragione te, non è mica semplice, non lo è stato mai per me. Io che ci credevo più di te, che fosse possibile, smettila di piangere. Siamo soli, siamo soli, siamo soli.